Ciao e bentrovato su Ritmi Batteria. Oggi sono partito con questa sigla perché voglio portarti a scoprire una grande canzone del grande Van Halen che è Jump. Penso che tu l'abbia sentita un miliardo di volte, immagino. Ecco, mi raccomando, come sempre, allora qui essendoci diversi groove, alcuni feel, ok? Imparali, cerca di studiarli come sono scritti, ma come sempre ti consiglio di metterci del tuo. Quello che senti suonare in un brano sicuramente è un'interpretazione che in quel caso il musicista, in questo caso il batterista, ha dato, è una sua interpretazione personale. Quindi è bene studiarlo se si riesce com'è suonato, ma la cosa principale è sempre mettersi del proprio, ok? Ecco, credo che questo brano ti sarà molto utile per allenare intanto la tua coordinazione, ma anche per prendere degli spunti, magari di groove, feel, insomma, cose su cui lavorare e su cui studiare. Esprimere se stessi, dare la propria impronta, penso che sia quando suoni la cosa più importante. Ecco, magari prossimamente dedicherò uno spazio, un video proprio su questo argomento e vediamo un po' che cosa salta fuori, anche magari vostre domande. Quindi se avete domande, intanto anticipate così abbiamo più materiale poi magari per i prossimi video. Ok, torniamo al brano di oggi. Allora, intanto, come sempre, ti ricordo che qui sotto trovi il link per scaricare lo spartito completo. Un'introduzione che sicuramente è nell'orecchio di tutti, ok? E un feel che all'inizio io pensavo chissà che cosa stratosferica ha fatto. Molto semplice, ma logicamente il tiro del grande Alex Van Halen, quello è una cosa inconfondibile. Vi lascio alla descrizione, al tutorial. In questo video ti ricordo che troverai le parti principali suonate sulla musica alla fine del tutorial. Buon divertimento e a dopo. Ciao! Eccomi qua. Allora, tre misure senza la nostra batteria, dopodiché sulla quarta entreremo sul levare del 4 con il primo stacco e proseguiremo poi con Charleston in 4 e poi il nostro fill prima del groove principale. 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Ok, vi faccio rivedere nel dettaglio il nostro fill. 1 e 2 e 3 e 4 e. Allora, il groove della strofa è semplicemente Charleston in ottavi, cassa in ottavi, quindi due ottavi sull'1 e due ottavi sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Allora, la cassa in certi punti non usa gli ottavi, ma lavora solo sul quarto, però io per facilità il lavoro la suono sempre in ottavi, ok? Così capisci. Poi vedi, sulla parte comunque è scritta più dettagliatamente, se vuoi te la studi come è descritta poi sulla parte. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Una misura prima della strofa troveremo sul 2, sul levare del 2, una cassa accompagnata col crash. 1 e 2 e 3 e 4. Nella prima parte della nostra strofa il groove non cambia. Nella seconda parte spostiamo l'ostinato sul ride e inizialmente avremo questa divisione, quindi due misure suonate in questo modo. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Successivamente il groove invece diventerà questo qui. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e
un fill prima del ritornello. 1, 2, 3, 4. Ok, passiamo al ritornello, solito nostro groove, ok? Sulla prima misura avremo un crash sull'1 e un crash sul 2, quindi un crash insieme al rullante. 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Due giri così e poi ripartiamo con la nostra strofa. Strofa e ritornello si ripetono con lo stesso identico groove, ci saranno meno ripetizioni, quindi lì segui la parte e che ti indica le ripetizioni esatte da fare. L'unica cosa che cambia è il fill che ti porta al ritornello. Pa-ra-pa. Ok, arriviamo alla parte un po' più incasinata del brano, che è quella dell'assolo. Allora, qui ci sono due parti essenzialmente. Una in cui lavoreremo con Ostinato sul ride e avremo delle combinazioni di cassa e rullante. Successivamente invece ci sarà un groove che non sarà sempre lo stesso, ma cambierà con vari accenti e vari fill. Ti consiglio in questa parte di contare ad ottavi, perché così comunque ti aiuti meglio nella coordinazione dei movimenti, ok, e dei colpi che devi suonare e anche delle pause. Cosa molto importante, allora sulla parte troverai il ride che suona esclusivamente con il pedale, ok? Nel brano ci sono dei colpi in più di ride, però io inizialmente te li ho segnati così proprio per aiutarti a coordinare i movimenti corretti. Questo non ti vieta, una volta che comunque hai preso confidenza con la parte, andare a provare a scoprire tu i colpi che mancano, ok, ascoltandoti la canzone e inserendo i colpi mancanti. Sono dei colpi di ride, quindi non ci sono colpi chissà che in più, però se vuoi, per curiosità, ascoltatelo bene. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Questa è la prima riga della parte del solo. Passiamo alla seconda riga. Nella prima misura troverai dei colpi in sedicesimi, ok? Però sono molto semplici. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 2 e 3 e 4 e 1 2 e 3 e 4 e. Ok, questa è la prima parte del solo. Allora, sulla seconda parte invece entreremo con dei groove. Anche qui troveremo delle variazioni. Logicamente il groove è scritto così perché ci sono degli obbligati, quindi degli accenti obbligati insieme agli altri strumenti che sono necessari. Questo comunque ti consiglio, se non riesci da subito, poco alla volta, magari guardati singolarmente i groove e poi li metti sulla musica. Se hai anche la possibilità di rallentare il brano per suonarci sopra a una velocità più ridotta, logicamente è anche meglio. Vediamone alcuni. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 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 4. Ultima misura prima dello stop, un gruppo di terzine di quarti. Ti scandirò il tempo con il Charleston, i quarti, e ti suonerò sopra la terzina per cercare di fartela capire al meglio. Allora, il brano continua con l'introduzione, come all'inizio, fill per entrare sul groove e qua andremo con il ritornello. Il ritornello che proseguirà, farà 4 o 5 giri e poi si conclude la canzone.
Eccoci! Allora, com'è andata? Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. E quello che ti chiedo, come sempre, se vuoi lasciare un bel like, magari lasciare un tuo commento, richiedere un tutorial di una tua canzone preferita, insomma, aspetto i tuoi commenti. Non mi resta, come sempre, salutarvi e augurarvi, come solito, un buon groove. Ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!